Buonasera, dopo la vacanza, dopo la pausa invernale riprendiamo lo studio del Trattato di Pisa. Scorsa volta abbiamo finito la prima miscela del trattato e adesso passiamo di gran carriera alla seconda. Come abbiamo già detto, il tema principale del capitolo è quello del Minhag, dell'usanza, e appunto anche questa seconda Mishnah tratta del medesimo argomento. Appunto siamo a pagina 53A, sui nostri fogli a pagina 4, introduzione a pagina 21. La Mishnah dice: Ma com shena agurim korbe ma da kala guim mochrin. Già abbiamo visto questa Mishnah, se ricordate, lo scorso anno quando abbiamo affrontato lo studio della Mishnah, e tra l'altro questa Mishnah ha un parallelo molto puntuale all'interno di Maaseh Ket Avodah Zarah. Il problema qual è sostanzialmente? È quello di affittare oppure vendere del bestiame a dei goyim. Come vedremo, il problema principale riguarda le magasà, cioè animali di grossa taglia, mentre per quanto riguarda gli animali più piccolini, che non vengono utilizzati evidentemente per il lavoro, la possibilità di vendita è collegata al Minag. Appunto, la nostra Mishnah ci dice: Ma com shena agulim korbe ma da kala goyim mochrin, cioè per cui in un luogo in cui si usa vendere behema da kala goyim, del bestiame minuto ai goyim mochrin, lo si vende. Ma com shellona agulim kor, un posto in cui non si usa vendere invece è mochrin, non si vende. Perché? Vediamo Rashi. Siamo dopo che si è allargato alla quinta riga a metà. Makom shena gush shelo limkor de yachmiru al atzman dilma ate limkor gasa. Cosa è successo qui? De yachmiru al atzman. Sono stati rigorosi su se stessi. Cioè, quindi qui abbiamo una minag che discende da una humra, da un rigore. E da cosa dipende questo rigore? Ruccio, quinta riga a metà. No, il foglio è giusto, ma gira. Quinta riga dopo che si allarga sotto. Dilma atelim kor gassà. Dilma, abbiamo detto forse, perché forse potrebbe, ate, potrebbe arrivare a limkor gassà, a vendere del bestiame grosso. Cioè il divieto vero e proprio riguardo il bestiame grosso. Qui abbiamo un minag, che è quello di essere rigorosi sul bestiame minuto, perché ci si potrebbe sbagliare sostanzialmente. O colmacom. Scusa, come bestiame minuto si intende pecora o qualcosa Adesso del genere? vediamo di che si tratta Scusa, esattamente. scusa. O colmacom, en mochrim lembe magassa, agarim, usiachin, shlemin, usvorin. O colmacom, e comunque, en mochrim lem, non si vende loro, Beh, Magasà, degli animali di grande taglia, di cosa si tratta? Agalin o Seyakin? Si tratta di vitelli, Egel, e Seyakin, e di puledri. Shlemin o Shvorin? Letteralmente, integri, Shlemin o Shvorin, e rotti. Rabbi Yehuda, continua la Mishnah, adesso vediamo tutto, Matir Bashevura, permette per gli animali rotti, danneggiati. Ben Beterà, Matir Masus. Invece Ben Beterà permette per i cavalli. Makom shenagu lechol sadim le lepsachim ochlim, makom shenagu shelo lechol en ochlim. I posti in cui si usa lechol sadim le lepsachim, mangiare salì, che sarebbe della carne arrosta, be lepsachim, le sere di Pesach ochlim. Le si mangia. Ma come c'è la cuccia dell'ore? Hol e nochlin. Invece che i posti in cui si usa non mangiarlo, non lo si mangia. Cioè, quindi noi qui troviamo sostanzialmente due discussioni, come normalmente abbiamo in Mishnah, ovviamente in ogni Mishnah abbiamo due insegnamenti, Resha e Sefa. Qui il collante, il legame, evidentemente è quello dell'uso locale. E nel primo insegnamento vediamo come si è vietato vendere questi animali,
a noi ebrei, nel secondo invece si parla della possibilità di mangiare carne arrosta la sera di Pesach. Come vedremo, questo insegnamento in modo particolare ci riguarda direttamente. Questo brano di Gemara è un brano estremamente famoso, perché è quello che parla di Todos Ishrobi, cioè insomma è la base per cui gli ebrei romani ancora oggi la sera di Pesach mangiano abbacchi arrosto sostanzialmente. E allora vediamo Rashi. Quindi ma come c'è una cuscia in corde, quindi abbiamo visto questo primo Rashi, allora vediamo adesso Rashi, siamo alla seconda riga dalla Mishnah. Le gasur berabanan mishum sheila mishum schirut mishum missione bemasechet avodah zarah. Allora, come dicevo, questa Mishnah ha un suo parallelo nel Trattato di Avodah Zarah, in Daf Tet Vav, pagina 15, e lì la Gemara approfondisce questo discorso. E non troviamo qui appunto in questo parallelo in Pesachim tutta quanta la discussione. Come vedremo, il discorso non viene praticamente affrontato nella nostra Gemara. Mentre in Avodah Zarah viene approfondito, e si dice che il decreto, De Gasur e Rabbanan, cioè tutto quanto deriva da un decreto dei Rabbanim, Mishum Sheila, Mishum Schirut o Mishum Missione, per via del prestito dell'animale, dell'affitto e per via della prova, cioè vengono riportati questi tre motivi sostanzialmente. Il pericolo qual è? È collegato al divieto di far lavorare un animale durante Shabbat, cioè non c'è solamente l'obbligo di scelità di riposare per gli esseri umani, cioè quindi una persona, il suo schiavo, la sua schiava, eccetera, eccetera, ma come sapete, secondo la Torah c'è anche l'obbligo di far riposare i propri animali, e appunto, cioè prestando un animale a un goy durante Shabbat, questo lo farebbe lavorare sostanzialmente, oppure affittandoglielo. Ugualmente, quando si parla della prova, si intende dire questo, che appunto in una compravendita una persona può chiedere di provare l'animale sostanzialmente. Adesso che succede? Che l'animale, almeno fino a quella contraria, cioè non essendo esperto di diritto commerciale, ascolta la voce del padrone. Quindi cosa può succedere? Che l'ebreo a ridosso di Shabbat, appena entrato il Shabbat, si trova a far lavorare, a far muovere il suo animale attraverso la propria voce. Insomma, cioè per concretizzare la vendita arriva a farlo lavorare di Shabbat, appunto in questi minuti a ridosso dell'entrata di Shabbat. Allora, per questo motivo i Chachamim hanno vietato la compravendita di bestiame grosso, cioè si tratta quindi di un decreto rabbinico collegato a questi tre motivi nel trattato di Avodah Zarah. Israel mezzuve al shevitat be'emto be'shabbat, prosegue Rashi dicendo che Israel, cioè un ebreo, mezzuve al shevitat be'emto, è comandato letteralmente al shevitat be'emto, sul riposo del suo animale durante Shabbat. La Mishnah poi dice, parla di Agalim e Seachim, cioè quindi di vitelli e di puledri, che sono appunto animali piccoli che poi diventeranno grandi, no? Ktanim, dice Rashi, quindi un piccolo puledro, un vitellino. Afalgav del Venem Rachaninu, cioè perché non dovrebbe essere permesso vendere questi animali? In fondo non sono animali che almeno al momento sono adatti per lavorare, lo saranno solamente nel momento successivo, ma il motivo per cui il decreto è stato stabilito in questo momento non sussiste. Avremmo potuto ragionare così, visto che non si tratta di animali che sono adatti al lavoro ancora, tutto il problema collegato all'affitto, alla compravendita non esiste, quindi il motivo per cui la Gesera è stata fatta decade. Nonostante questo, spiega Rashi, Ktanim abbia fatto della Benemelachaninu, cioè anche se non sono Benemelacha, cioè anche se non sono adatti al lavoro, Ninu sarebbe Hem
in ebraico, Michef e Bemichirat Gedolim. Si può scambiare Bemichirat Gedolim con la vendita dei grandi. Il senso qual è? È che appunto assistendo a una compravendita di un puledro di un vitellino, una persona può credere che queste specie sostanzialmente siano permesse, e quindi uno potrebbe arrivare a vendere gli animali grandi rispetto ai quali invece il divieto sussiste. Allora, per questo, sì. Se la vendita avviene molto lontana dal sabato è uguale? No, vale in generale, vale in assoluto. Cioè, lo sabato è solo il motivo per cui la Gesera è stata stabilita, solamente questo. Però c'è il divieto assoluto. C'è il divieto assoluto, in realtà il divieto assoluto poi decade attraverso vari passaggi. Uno, intanto, come vedremo poi nella Laha, è quello dell'avvalersi di un sensale per la vendita. Perché? Perché il sensale, se ricordate, abbiamo studiato anche l'anno scorso, il sensale ha un certo mandato sostanzialmente, no? Che è quello di vendere l'animale, e non può decidere di affittarlo, di prestarlo, eccetera, eccetera. Cioè, visto che si tratta di un operatore che è incaricato per la vendita, l'unica cosa che può fare è vendere. E quindi attraverso il sensale, il sarsur in ebraico, è possibile fare questa cosa. E poi, comunque, poi lo Shulchan Aruch per la Laha, tutte queste regole che riguardano i rapporti con i Goim, appunto scrive che poi la cosa è decaduta. Cioè dobbiamo anche considerare dove si vive, cioè qui quando viene scritta la Mishnah ci troviamo una società a maggioranza ebraica. Chiaramente quando gli ebrei poi arrivano in diaspora, i rapporti di forza cambiano abbastanza. Adesso noi poi, ma poi mi sembra che ci fosse anche la percentuale, no? Che viene data al sensale, c'è tutta quella diatribe lì su. Ma non è collegato in questo caso, però, rispetto a quello che stiamo dicendo. Allora, quindi, avremo su Yoshiachin, Gedolim. Ushvurim, guardate ancora la Shi, siamo a 7 righe dalla fine. Ushvurim, Michlefebi, Michirat, Gedolim, Shlemim. Ushvurim, cioè animali che sono danneggiati, rotti, e quindi ugualmente non sono adatti per lavorare, possono essere scambiati con la vendita di Gedolim Shelemim, di grandi e integri, quindi animali pienamente atti al lavoro. Cioè quindi, da una parte le dimensioni dell'animale e la capacità di lavorare, e dall'altra l'integrità dell'animale e quindi la sua inabilità al lavoro, in base a quanto ci dice la Mishnah, non sono un motivo per permettere la compravendita di questi animali, sostanzialmente. Cioè quello che è importante cos'è? La specie, diremmo molto praticamente. Cioè se qualcosa afferisce all'idea di cavallo, di mucca, quello che volete voi, allora è vietato sostanzialmente. Come vedremo poi nella nostra Gemara, ci saranno delle considerazioni non strettamente collegate, ma molto attinenti riguardo al valore del linguaggio e quindi di conseguenza della categorizzazione. Nella Mishnah, poi vediamo come vi siano riportate due eccezioni, cioè l'opinione di Rabbi Yehuda che Matir Bashevura, che permette quando l'animale è danneggiato. Il motivo qual è? Bashevura, vediamo Rashi, Delo Mashila Veshachatullah, il Kach, Lo Hasele, Israel Gabbegoi, Veloate, Le Mishre, Mechira Harite. Della Mashila, qual è il motivo per cui è permessa Shevura? Cioè che ci farà questo qui comprando un animale danneggiato, questo non può metterlo a lavorare? E sicuramente non la tiene, perché a livello economico costituirebbe un peso. Che ci fa con questo animale? Lo macella e se lo mangia, d'accordo? Il Kah, lo case di Israele da Begoi, veloate le mishre mikihara harit.
Cioè, quindi questo legame fra l'Israele e il suo animale in questo modo decade e non si arriva quindi a permettere attraverso questo tipo di vendita l'altra vendita, cioè quindi quella generalizzazione che troviamo prima nella Mishnah, la prima opinione che abbiamo espresso, qui non viene individuata. E la seconda eccezione è quella di Ben Beterà, che è Matir Bassus, che permette per il cavallo, perché le fisce Me'achtob è la Rechivà, perché la Melachà del cavallo qual è? Rechivà, quello di essere cavalcato sostanzialmente, non è che si mette a lavorare la terra il cavallo. Però noi abbiamo detto che esistono vari motivi, cioè esistono tre ordini di motivi per cui è stato fatto il decreto, cioè c'è quello dell'affitto e del prestito, ma il terzo motivo è quello della prova. Ora, su questo potrebbe esserci un problema pure del cavallo, cioè se io, appunto il Goi vuole provare il cavallo a ridosso di Shabbat e il cavallo si muove solamente seguendo la voce del padrone, perché non proibire? Risposta. Missione di idee, le calemixar baim, e la prova in questo caso, le calemixar, non c'è da fare il decreto, perché? Den bai la mission shoot, perché non c'è in essa letteralmente altro che per via di un divieto rabbinico di Shabbat, che viene chiamato shvut, cioè mentre il lavorare la terra, insomma, se l'animale deve arare, eccetera, eccetera, si tratta di lavori vietati dalla Torah, il cavalcare un cavallo tecnicamente non è vietato dalla Torah, si tratta di un decreto di origine rabbinica. Ora, il problema qual è? È che noi, in generale, non facciamo mai una gheserà ad una gheserà, cioè non si fa un decreto su un altro decreto. E visto che già il cavalcare il cavallo è un decreto, non possiamo farne uno ulteriore che è collegato al vietare di vendere un cavallo, perché potremmo arrivare alla situazione in cui lo facciamo muovere attraverso la nostra voce a ridosso di Shabbat, sostanzialmente. Cioè, visto che non si fa gheserà di gheserà, Ben Beterà dice che a questo punto è permesso vendere i cavalli. De erro qui dal gabbebbe ma gabesh but dan la bemassechet pezza. Ok? Cioè, continua a spiegando l'origine di questa cosa, che lo chiamerà in Massechet Bezza, dove c'è scritto appunto che il cavalcare gli animali è solamente uno shvut, cioè se ne parla in una sughia, in una parte della Gemara, dove si parla di divieti rabbinici, e quindi viene assimilato sostanzialmente. Shelo le'ekol, ora Rashi si riferisce all'ultima parte della Mishnah, che è quella di mangiare animali arrosti la sera di Pesach, de mixe tochel pechasach bachutz, perché sembra che stia mangiando Pesach come Pesach bachutz, fuori dal Bet HaMikdash. Chiaramente la achilat kodashim bachutz, cioè il mangiare qualcosa che sia stato consacrato al di fuori del Bet HaMikdash, è una cosa estremamente grave e potrebbe sembrare, appunto, attraverso questo comportamento stia facendo in questo modo. Allora, quindi, per questo motivo, tanti usavano non mangiare sli, carne arrostita, la sera di Pesach, insomma, per non sbagliarsi. Ci siamo fino adesso? Vediamo le varie note, che sono dalla 20 alla 24. Ma come abbiamo visto, esistono vari motivi per cui messo il bambino alla vendita, siamo a pagina 22 alla fine. La vendita di animali di grande taglia non ebrei. Uno di questi è che se ci si abitua a venderli, si può arrivare anche ad affittarli. In questo caso l'animale rimarrebbe di proprietà di un ebreo e lavorando di Shabbat il proprietario trasgredirebbe quanto riportato è insentibile. A quanto direi. Il resto 23:12, da cui si impara che anche gli animali di un ebreo devono riposare durante Shabbat. In virtù di questa proibizione, in alcuni luoghi vigeva l'uso di non vendere nemmeno gli animali di piccola taglia. Inoltre, c'era anche il sospetto in alcune zone
che i pastori praticassero la sodomia con animali piccolatali. Questo è un motivo ulteriore che avevamo messo l'anno scorso, e quindi si proibiva di venderglieli per il principio davanti al cieco non porre inciampo, ovvero di non facilitare a un'altra persona il compimento di una trasgressione, in quanto anche un non ebreo è soggetto all'obbligo dell'osservanza delle sette mitzvot dei discendenti di Noè. Secondo il Talmud di Rosh Almi, con la vendita si preclude all'animale la possibilità di contribuire ad alcuni precetti che si applicano su di esso. Altri hanno spiegato invece che c'è il sospetto che l'animale possa essere destinato a pratiche idolatriche. Insomma, esistono vari motivi per cui potrebbe esserci questo divieto. Questi animali, si parla appunto dei vitelli e dei puledri, sono piccoli e non adatti al lavoro, quindi non si corre il rischio, prestandoli e affittandoli, che lavorino di Shabbat. Tuttavia, abituandosi a venderli, si arriverebbe a vendere e ad affittare anche i rispettivi animali adulti. Che in italiano è brutto. Secondo Rabbi Yehuda, un animale mutilato verrebbe immediatamente dato al macello e non c'è pericolo che qualcuno veda che è stato venduto al non ebreo e pensi erroneamente che sia permesso vendere anche animali sani perché esso non rimane in vita a lungo. Abbiamo detto che viene subito destinato alla scelta. I cavalli si usano principalmente per cavalcarli, direi per essere cavalcati, che forse sì, sono italiano proprio belli. La proibizione di andare a cavallo di Shabbat è di derivazione rabbinica e non, direi, di origine biblica. Di conseguenza, anche nel caso in cui un cavallo venga prestato o affittato da un non ebreo, la Torah non proibirebbe di cavalcarlo anche per l'ebreo stesso. Pertanto ben vedrà permette di vendere un cavallo, direi dal momento che, anche nel peggiore dei casi, si rischia soltanto di trasgredire un precetto rabbinico e non biblico. Va bene. E per l'alaha, vediamo H1H2 sotto, proibito vendere un animale di grande taglia non ebrei, onde evitare che esso lavori di Shabbat, essendo ancora di proprietà di un ebreo. Se la vendita avviene attraverso intermediario, come dicevamo, è permesso. Un animale di grande taglia che è pronto al macello può essere venduto, ma va macellato immediatamente. Quanto agli animali di piccola taglia, non adatti al lavoro agricolo, dipende dall'usanza locale. Dove si usano a venderli, non si vendono, altrimenti è permesso. In pratica, attualmente si usa per mettere qualsiasi vendita. Come vi ricordavo, alla fine lo Shulchan Aruch è molto permissivo su questo aspetto. Notate appunto che qui ci troviamo in Yoredea, dove, capitolo 151, dove si parla appunto delle regole dell'idolatria, della Avodah Zarah. Nei luoghi in cui vige l'usanza di mangiare carne arrostita la sera di Pesach si mangia. Ove c'è l'uso di non mangiarla, non si mangia. In ogni caso è proibito mangiare l'agnello con le interiora che pendono da un lato, come si faceva per il sacrificio pasquale. Adesso vedremo questo fatto. Allora dice la Gemara, adesso iniziamo a vedere la Gemara, siamo a sei righe dalla fine. Amar Yehuda Amar Rav, Asur Lo La Adam, Shiomar Bassar Ze La Pesach. Mi pere, Shire Shema Kdish Ben To, Biochel Kodashim Bachutz. Questo è un divieto che vale ancora al giorno d'oggi. C'era la Yehuda a nome di Rav. Assurlo l'Adam è proibito ad una persona, Sheyomar, che dica Bassar ze la Pesach. Questa frase, cioè che questa carne è per Pesach. Come bisogna dire invece? Bisogna dire questa carne è per Yom Tov, alla fine. Perché se uno dice Bassar ze la Pesach, cosa sembra? Mi benesce Nirek Makdish Bento, sembra che stia consacrando Bento, la sua bema, il suo animale, Zucca il Kodashim Bakutz e mangia Kodashim, cioè vuol dire delle cose consacrate, dei sacrifici, Bakutz, fuori dal Bet HaMikdash. Vediamo Rashi, Bassar Ze, va filu Shchutakbar, pure se è già Shaktada,
Cioè, quindi io, per esempio, se vado al macellaio e prendo la carne già sciattata, già preparata e tutto, se avessimo al macellaio, va bene, però. e appunto dico, questa carne è per Pesach, pure se è già sciattata, cioè per cui non può essere consacrata come sacrificio perché è già stata sciattata, comunque gli attacco la consacrazione attraverso quindi questa tutte mia. Tutte le volte che mettiamo in freezer la carne, dicendo, non devi dire che qui ci mettiamo la carne di Pesach. Ma è meglio di dire di Yom Tov. Ok? Amara papà davka basar. Allora, chitelo. Diceva papà davka basar. Cioè tutto questo discorso è davka, ci riguarda proprio solo e esclusivamente basar, la carne. Aval chitelo, ma chitim, cioè vale a dire del grano, lo. No, demintar le pisca, kamar. Perché quando dice che questo grano è per Pesach, cosa vuol dire? De mintar, questa radice in aramaico, in ebraico è shamar, sta preservandola, conservandola per Pesach. Intende dire questo, cioè la tiene per Pesach. Ma non è che quel grano può diventare il Korban Pesach. Certo. Neanche la carne shaktada può diventarla, però chiaramente è più vicino concettualmente. Ok? Vediamo la logica qual è il Rashi. Avalchite, siamo a 4 di dalla fine. Lodamumide l'ekdoshim. Diremmo al giorno d'oggi che non ci azzecca niente. Lodamumide, non c'entra niente. L'ekdoshim. Hai kodashim. Non è possibile arrivare a fare un paragone a livello concettuale tra le due cose, tanto da arrivare dal grano ai kodashim. È un salto mentale troppo, troppo grande. Perché kamar kittinu la pesach demitan pesach kamar asnio la pesach leochlam. Cioè, quindi quando dice perché kamar e quando dice kittinu la pesach, che questo grano è per pesach, demintar le pesach kamar, intende dire che intende tenerlo per pesach, asnio, cioè lo mette da parte, le asnia, lo nasconde la pesach per pesach, cioè per la festa, quindi di pesach Leoclam, per mangiarlo, cioè tiene questo grano per mangiarlo, chiaramente non mettendolo a contatto con l'acqua, eccetera, eccetera, però lo sta tenendo per Pesach. Ve lo amrinan, e non diciamo, mixe che mande amar le mochran, beriknot Pesach bidmen. È vero che noi diciamo che a livello concettuale sono molto lontane la carne dal grano, ma è possibile arrivare dal grano ancora ben Pesach? In che modo? Vendendo il grano e acquistando col denaro un Korban Pesach, ok? No, vabbè, era Rashid dice sì, vabbè, dice no, non possiamo fare questo ragionamento, però deve esplicitarlo, cioè, qual è il limite? Ve lo amrina, non arriviamo a dire questa cosa. Mixe che mandi a amar le mochran, cioè che sembra come chi dice le mochran di vendere questo grano, beriknot pesach binmen, e di vendere appunto il Korban Pesach binmen con il con quel denaro. Comprare, sì. No. Sì, comprare, scusate. Sì, no, sì, sì, sì. Acquistare il Korban Pesach con quel denaro. Uvassar lo, chiede la Gemara, e la carne no, metive sì, obietta, e appunto qui viene introdotto il discorso di Todos Sishromi. Metive amaravioso, Todos Sishromi iniket benerromi le chol vedeim colassin bel psachim. Shalhullo, il male è Todos Sata, gazarno alechani dui, shatam achil et Israel kodashim bachutz. Si obietta, dice rabbiosi, Todos Sishromi, iniget benerromi, ha fatto usare, ha fatto comportare et benerromi, appunto gli ebrei di Roma, le chol gdaim mekulassin belepsachim, di mangiare gdaim mekulassin, dei capretti mekulassin, cioè che quindi erano fatti come si mangiava
il corban pesach, cioè perché appunto l'interiora dell'animale pendevano di lato, cioè da quello che leggevamo prima, e così spiega Rashi. Magari vediamolo subito. Akikar Sinan, tanto c'è un problema di ghirzaccia, proprio di testo della Gemara. Amar Rabbiosi, disse Rabbiosi, Todos Ishromi, Israel Hashuv Shayaberomi. Era un ebreo Hashuv, importante, Shayaberomi, che era a Roma. Mekulla Sin, Sluin Rosho al Krav al Kirbokes, Tiata Pesach. Appunto questi capretti erano arrostiti così come il Korban Pesach, cioè quindi tutto quanto l'animale intero. Detania Bechetzazzurim, come impariamo nel capitolo Bechetzazzurim, cioè quindi successivamente qui in Masechet Pesachim a pagina 74, Rabbi Akiva coreò Megullas, le fisce Torek Rab, Huzzalo Bezidò, lo chiama Megullas perché Tolek Rav fa pendere l'interiora, Huzzalo al di fuori di esso, Bezidò di lato. Che non si è, Clise no, Bezidò, cioè come una persona che porta un'arma sostanzialmente, dove se la mette? Di lato, cioè visto nei film di Cappa e Spada, la spada viene tenuta lateralmente, no? E qui appunto le interiora pendono come un'arma. E poi parlo di riferimento a Golia, che il suo Kovane Hoshet viene tradotto come Kulsa de Nasha. Kulsa, vedete, la stessa radice di Megullas. Allora quindi, lui faceva questa cosa, faceva mangiare questi Gedeim Kulassin ai liberi romani. Shalkullo, mandarono a lui, gli mandarono a dire il male è todo satta, casarono le canidui. Cioè se non fossi stato todos, casarono le canidui, ti avremmo scomunicato. Perché? Perché fai mangiare ad Israel Kodashim Bakutz? Fai mangiare dei sacrifici, delle cose consacrate, Bakutz, fuori dal Bet HaMikdash. Ora, ciò che è stato detto a Todos non è tanto preciso, però, perché chiedeva la chiamata Kodashim Sal Kadadah, cioè sta facendo mangiare dei sacrifici, proprio no. È qualcosa che può assomigliare a dei sacrifici. Intanto vediamo che lettura viene data della cosa della Shi. Il maletto do Satta Adam Hashuv, cioè un uomo importante. Qual è il senso? Cioè cosa avrei potuto dire? Avrei potuto pensare che ti avremmo scomunicato, ma non lo facciamo perché sei particolarmente sapiente. Cioè rispetto alla considerazione che si ha di Todos in generale, ci sono due linee di pensiero, come vedremo. Cioè uno è che effettivamente si trattava di una persona sapiente e quindi quando operava sapeva quello che stava facendo, oppure che era una persona semplicemente molto ricca e molto munifica nei confronti dei Chachamim. Cioè visto che quindi li sostentava economicamente, come vedremo, per questo mostrano un atteggiamento meno rigoroso insomma nei suoi confronti. Karov, dice la chiamerà Karov le Achim, cioè non è che faceva mangiare, perché effettivamente nessuno diceva che si trattava di quella scimmia, però Karov le Achim è vicino a far mangiare et Israel con la scimmia, cioè di far mangiare Israele dei sacrifici fuori dal Bet HaMikdash. Perché Rashi, Karov le Achim, domena con la scimmia, è simile ai Kodashim, non si tratta di Kodashim veri e propri, cioè nessuno ha detto qualcosa del genere, ma si può arrivare a pensare. Continua la Gemara, Megullas in Shen Megullas lo. Ah,
appunto, se questo vedi è mekullas, cioè mekullas comunque in generale vuol dire questo, cioè che l'animale viene arrostito tutto intero sostanzialmente, cioè al di là dello spiegare tecnicamente, cioè come veniva fatto, cioè già il fare l'animale tutto intero e arrostirlo può essere un modo per assimilarlo al Corban Pesach. E diceva appunto, se è mekullas in aramaico, se è mekullas invece, se non è mekullas, se non è stato arrostito tutto quanto intero, là, no. Rashi, se non mi gulas lo, mi gasci alla Rav. Questa cosa è difficoltosa per Rav di Amar, il quale ha detto Bassar greda miklaf bepesach, cioè della carne X, carne qualsiasi, può essere scambiata per il Corban Pesach. Cioè prima ha fatto un discorso dove è andato al macellaio, aveva preso la carne già macellata, aveva detto Bassar sele pesach, aveva detto che era un problema. E adesso questo permette una cosa del genere, siamo molto, molto lontani, cioè in base a questa visione delle cose siamo totalmente fuori, ok? Dove sta la differenza? Umishani appunto viene insegnato, Mikulas, Afalgav de Navar Basarzele Pesa, Vero Maschir, Labet, Hashem, Asur. Cioè quando parliamo di Mikulas, cioè dell'animale che è arrostito così, non devo dire assolutamente niente, cioè perché un gdime kulas è un Corban Pesach, non serve dire che quello è un Pesach, è un Pesach, lo sappiamo tutti quanti, lo vediamo, si chiama Pesach quello lì, gdime kulas uguale Pesach. Adesso dice, mekulas appunto, se l'animale è fatto in questo modo, a falgav de romar mar bassarzele Pesach, pure se non ha detto niente, e non ha detto che questa carne è per Pesach, ve lo mazchira la vetta, shem asur, e non ha ricordato il nome, cioè insomma non l'ha chiamato col suo nome che è Pesach, comunque è Asur. Aval se non Mekullas, quando invece non è Mekullas, Aval si è detto Are Bassarzelle Pesach Asur, si è detto questa carne è per Pesach Asur, è proibito, perché Mishum di Nireke Koreshem, perché sembra che Koreshem, come se gli attribuisse un nome. Cosa vuol dire quindi? Che se fa l'animale, lo prepara secondo le modalità proprie del Corban Pesach, pur non attribuendogli alcun nome, è vietato, punto 1. Punto 2, se lo chiama con il nome proprio del Corban Pesach, è vietato uguale. Ok? Invece se ha della carne qualsiasi, insomma, che non viene preparata secondo le modalità proprie del Corban Pesach e non gli attribuisce il nome, è permessa sostanzialmente. Questo è quello che esce fuori per rimanere secondo l'opinione di Rav. Amri Mekullas Loshna Amar Loshna Lo Amar Sheno Mekullas Piresh in lo peresh la, cioè quindi per quanto riguarda il mekullas, cioè l'animale arrostito in questo modo, lo shna amar, lo shna lo amar, non cambia lo shna amar se lo ha detto, lo shna lo amar e non cambia se non l'ha detto, cioè qualsiasi cosa dica comunque abbiamo un problema, perché è mekullas. Se non mekullas invece, se non è Mekullas, peresh in, se lo ha specificato, se lo ha detto, in, sì, in che senso? Che è vietato. Lo peresh, se invece non ha spiegato, non ha detto niente, là, no. C'è stato fino adesso? Sì, nella versione col testo a fronte, a pagina 23, c'è un punto esclamativo che è finito nel posto sbagliato. No, quello è normale. Ah, nel testo ebraico il punto esclamativo viene spostato, no, poi la lezione stampa non è un problema. Ah, vabbè, perfetto. Cioè, quando l'ultima riga c'è, cioè una punteggiatura, viene spostata di default a destra, ma poi a stampa. Ma poi ritornerà tornerà al posto suo, sì. Perfetto. Ah.
riferimento politico, di destra e sinistra, no? No. Sta benissimo. No, ecco perché litigo sempre con il mio computer quando scrivo. Ok? Adesso, proseguiamo. Ravaha, matni la lea matnitin che Rabbi Shimon. Ravaha insegnava le ha matriti, cioè quella baraità in realtà, che Rabbi Shimon, come Rabbi Shimon. Allora, le ha matriti, cioè vedete, questa baraità che si riferisce a todos, viene spiegata secondo l'opinione di Rabbi Shimon. Che diceva Rabbi Shimon, no? Prima Rabbi Shimon ci diceva questo è dopo, sì, appunto, cioè, quello che dicono, però evidentemente c'è un pezzo in cui Rabbi Shimon ha già detto qualcosa, no, non qui, non compare qui sul nostro pezzo, infatti. Allora, andiamo alla Shimi. De todos che Rabbi Shimon amar Rabbi Shimon todos ishlomi le culè, adesso vediamo, cioè qui dice semplicemente Rabbi Shimon eccetera. Vediamo la nota 2 però qui sul nostro testo, che trovate a pagina 26. La giusta versione, secondo lui, è disse Rabbi Shimon, Todos di Roma, eccetera, e non disse Rabbi Yosef. Questo è semplicemente il motivo per cui non lo trovavamo. Cioè, noi prima avevamo visto che Rabbi Yosef aveva detto che Todos di Roma aveva consentito, e invece questa qui sarebbe l'opinione di Rabbi Shimon, tutta quanta questa storia. Matkit la Rav Sheshet, dicevano le dalle acrabiosi dica, e la le mande matri della Bishimon minica, chiede Ravaha, appunto spiego questa cosa come Rabbi Shimon, matkit la Rav Sheshet, gli obietta Rav Sheshet, Bishlama le mande tale le acrabiosi nica, per chi la spiega secondo l'opinione della Biosi, nica, va bene. E là, le mande matni che Rabbi Shimon mi nica. Ma per chi la spiega, secondo l'opinione della Rabbi Shimon, mi nica, forse va bene? Allora, come vedremo adesso, cioè adesso, vedremo direi la prossima volta, perché stiamo entrando in un discorso abbastanza lungo e abbastanza complicato, collegato al linguaggio, come dicevamo, però intanto iniziamo a introdurlo. Vedremo che c'è questa discussione tra Rabbi Shimon e Rabbi Yosi, appunto riguardo alla natura del linguaggio, cioè vuol dire se il linguaggio può essere diviso in varie parti, cioè se una persona fa due affermazioni sostanzialmente contrastanti. Queste due affermazioni contrastanti sono entrambe valide, secondo un'opinione, e quindi sono delle conseguenze legali rispetto a ciò che è stato detto, oppure se la prima cosa che qualcuno dice sostanzialmente si attacca all'oggetto al quale la cosa è stata riferita, applicandone tutte quante le conseguenze legali, d'accordo? Cioè, dico questo è bianco e questo è nero, riferendomi alla stessa cosa. La cosa adesso a questo punto, in base alla mia affermazione, è bianca oppure è bianconera sostanzialmente. Questo è il problema, cioè se acquisisce entrambe le caratteristiche, sebbene queste caratteristiche fra di loro siano contraddittorie, oppure semplicemente una volta che io ho assegnato lo slot, diciamo, ho assegnato una certa caratteristica, una certa cosa, questa diventa così. E legalmente ne acquisisce le conseguenze legali del mio primo discorso, e il secondo è come se non avessi detto niente. Ok? Questa è la discussione tra Rabbi Shimon e Rabbi Yosi. Ok? La prossima volta, appunto,
direi che vediamo questa discussione. Come vedete, la restrizione di Rashi qui è abbastanza complicata, insomma, non vorrei entrarci adesso perché dovremmo starci un pochettino. Ripeteremo rapidamente, insomma, questo passaggio, sperando che c'è la discussione, e vedremo come si evolve il discorso. Grazie. Spingi il rosso.